Ciao, benvenuto in un altro video di Segema. Oggi ti presentiamo la ricevente radio con il telecomando bidirezionale di Nice. Come sempre, se il video ti è piaciuto, metti mi piace sotto e iscriviti al nostro canale. Allora, da qualche mese, da inizio anno più o meno, Nice ha tirato fuori un nuovo prodotto che è la ricevente bidirezionale, che è molto simile alle riceventi della Nice nella forma, e il telecomando bidirezionale, che è uguale al telecomando per i vecchi allarmi della Nice, è con una serigrafia diversa. Attenzione che se hai il telecomando per allarmi non è compatibile, questo è proprio solamente la scocca uguale, all'interno è fatto in maniera diversa. Allora, come hai visto, all'interno della confezione della ricevente c'è anche l'antennina, che noi adesso qui non collegheremo. E vediamo come funziona. Intanto, bidirezionale che significa? Significa che il telecomando dà una serie di informazioni che i telecomandi normali non danno, quali ad esempio la ricezione, l'avvenuta ricezione da parte della ricevente del segnale e lo stato del cancello. Attenzione, questo solamente nei casi in cui connettiate la ricevente Nice a un sistema Nice, perché questa ricevente ha anche una basetta e può essere utilizzata anche su automazioni non della Nice. In quel caso il telecomando indica solamente che la ricevente ha ricevuto il segnale. Allora, vediamo come si connette e si programma questa ricevente. Noi utilizziamo una MC800, una nuova centrale della Nice, che è quella che viene utilizzata nei sistemi a 220 volt come i Tuna o i Wingo, e ha il classico slot del connettore. Mi raccomando, questo su tutte le riceventi della Nice: quando inserite una ricevente della Nice, la prima cosa che dovete fare è togliere l'alimentazione, perché la ricevente ha una comunicazione bus che, quando viene attaccata, potrebbe creare un malfunzionamento della centrale e proprio guastare la centrale completamente. E quindi come funziona? Beh, la ricevente si connette sempre allo stesso modo col connettore della Nice, inserendola nella centrale. Allora, come avete visto, non si può sbagliare, perché il disegno dello slot impedisce di mettere la ricevente al contrario, quindi l'operazione di come si innesta è veramente molto semplice. Adesso vediamo come si programma. Nice, per chi non lo sapesse, ha diversi modi di programmazione. Noi facciamo quello più semplice, quello che associa il telecomando bidirezionale a tre pulsanti che servono per fare diverse cose: l'apertura totale, la parzializzazione e altre funzioni, e ha un pulsante di richiesta stato. E noi utilizzeremo la programmazione, quella che si chiama modo 1, quella più semplice, che programma tutti i pulsanti del telecomando in automatico sulla ricevente radio. Allora, la programmazione è abbastanza semplice, ma va fatta in maniera lineare, altrimenti la ricevente non la prende. La spiego prima di farla. Andremo a premere il pulsante che si trova sulla ricevente, l'unico pulsante, questo sopra è un LED. Quando si accende il LED, rilasciamo il pulsante della ricevente e a quel punto premiamo tre volte di seguito il pulsante del radiocomando. Il radiocomando accenderà la lucetta verde e vibrerà, perché questo telecomando ha la vibrazione inclusa, che è quella che ci dice nel funzionamento normale che la ricevente ha ricevuto il comando. Quindi faccio la procedura: premo, aspetto che si accenda il LED verde. Quando il LED verde si accende, lascio e premo tre volte: 1, 2, 3. Allora, adesso abbiamo correttamente programmato il radiocomando sulla ricevente, quindi il radiocomando ci darà tutta una serie di segnalazioni perché è bidirezionale. Prima fra tutte, se la ricevente ha correttamente preso il nostro segnale, il telecomando farà una lucettina verde e vibrerà. Voi vedrete logicamente solo la lucettina verde, perché la vibrazione è impercettibile, diciamo, come audio. Allora, questo telecomando ha anche la richiesta di stato. Adesso non è semplice farvela vedere, perché noi abbiamo una centralina collegata al niente, quindi la nostra richiesta di stato ci dirà sempre cancello chiuso, perché non abbiamo fisicamente un motore collegato. Però è molto semplice da fare: si preme prima il tasto I e poi il tasto che si utilizza, e se la lucina è verde, allora significa che il cancello è aperto; se è rossa, significa che il cancello è chiuso.
Allora, molto interessante invece è la segnalazione del fatto che la ricevente non ha ricevuto il nostro comando. Questo perché succede? Succede perché a volte possono esserci delle interferenze momentanee e quindi noi, anche in macchina, anche se non vediamo il cancello, possiamo sapere se effettivamente la ricevente è un problema. Il cancello non si apre per un problema della centrale, insomma per un guasto, oppure solamente perché non ha preso il nostro comando radio. In questo caso il LED farà una luce arancione. Allora, nel qual caso logicamente ci sia qualche problema, dovete resettare la ricevente radio, cancellare i radiocomandi in pratica, bisogna fare attenzione con questo tipo di sistema, perché va cancellata sia la memoria radio sia la memoria sul telecomando, cosa che non avviene mai con nessun telecomando al mondo, solamente con questi bidirezionali, perché altrimenti questo telecomando è inutilizzabile. E quindi facciamo prima, vediamo come cancellare la memoria sulla ricevente radio e poi vediamo come cancellarla sul radiocomando. Allora, la procedura consiste in queste azioni. Terremo premuto il pulsante fin quando non si accende il LED verde e continueremo a tenerlo premuto fin quando non si spenge e inizia a lampeggiare. Al terzo lampeggio toglieremo il dito dal pulsante e una serie di lampeggi veloci ci confermerà che la cancellazione è avvenuta. Quindi teniamo premuto il pulsante, aspettiamo che si accenda il LED verde. Si accende, aspettiamo ancora che si spegne e poi che comincia a lampeggiare. Al terzo lampeggio togliamo il dito. 1, 2, 3, tolto. I lampeggi veloci indicano che la cancellazione è avvenuta. Allora, per cancellare la memoria sul radiocomando si deve, togliamo questa clips che serve per i vestiti e bisogna rimuovere la batteria. Con un semplice cacciavite lo sportellino viene via e dobbiamo togliere l'alimentazione, quindi diciamo dobbiamo avere questa condizione. Ora io lo giro verso di me per comodità. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere premuto il pulsante 1, che è questo qua, mentre rinfiliamo la batteria e aspettare delle segnalazioni. Lo faccio mentre guardate. Allora, tengo premuto il tasto 1 e rinfilo la batteria. Adesso, quando si accende il LED rosso, lascio, entro 3 secondi ripremo e lui il lampeggio veloce del LED rosso mi conferma che la memoria è stata resettata. Quindi adesso questo telecomando è vergine nuovo.